Buonasera a tutti. Allora, io sono Daniela Rebecchi, dottoressa Rebecchi, sono la responsabile del studi cognitivi che ha organizzato questa iniziativa. Studi cognitivi è un centro clinico dove operano psicologi, psicoterapeuti, logopediste, presente una psichiatra, è collegato con una nutrizionista. E però Studi Cognitivi ha anche una sede, la sede dove c'è una scuola di specializzazione in psicoterapia. Quindi c'è un gruppo di scuole, c'è una scuola, c'è un gruppo di ricerca e anche collegato al web journal che forse se andate in internet, è quello più letto in ambito psicologico che si chiama State of Mind. Ma vi illustro solo brevemente, 2 minuti, cosa c'è nel centro clinico. Il centro clinico è un centro dove ci sono, come dicevo, psicologi, ci sono diverse equip che lavorano sui minori, sui genitori, gli adolescenti, chi lavora sugli adulti, sulla coppia, come appunto genitorialità, conflittualità di coppia, problematiche sessuali e di recente anche la fascia degli anziani. Dentro al centro ci si occupa quindi di disturbi psichici, dall'ansia, depressione, disturbi alimentari, disturbi del neurosviluppo e disturbi del comportamento alimentare. Dentro diciamo, questo centro poi stanno svolgendo una serie di iniziative e si sta promuovendo anche un centro proprio sui disturbi di personalità che si chiama Cliniche Italiane di Psicoterapia. L'iniziativa invece di stasera è condotta da due professioniste che si occupano quindi o di adulti, coppia, genitori o di genitori e minori e sono la dottoressa Ferrari che parlerà per prima insieme poi a seguire la dottoressa Poli. La giornata, l'iniziativa sull'essere genitori è perché appunto nel centro affluiscono diversi genitori con anche senza avere disturbi, ma problematiche, bisogno di confronto e quindi di un confronto con degli esperti per cercare consulenze. Quindi l'iniziativa di stasera era per cominciare a colloquiare con alcuni genitori e proporre, come vedrete alla fine, un modulo di intervento, anche se siamo in tema di coronavirus. Infatti l'iniziativa era stata già organizzata pre-coronavirus e oggi la riproponiamo quindi in online, come oggi sempre ben presente, online, a voi la proporranno alla fine le colleghe. Quindi si partirà cercheremo, come vedete c'è la chat, le colleghe parleranno, tratteranno un argomento, si fermeranno, lasciamo qualche minuto per le domande che sono chat, quindi dovrete scrivere. E noi pian piano le leggiamo e vi risponderemo. Parlerà poi la Caterina Poli, la dottoressa Poli e infine tornerà. Come vedrete si susseguiranno in modo da non annoiarvi. Quindi buon lavoro e auguri di buon lavoro e speriamo di rivederci. Lascio la parola quindi alla dottoressa Ferrari. Allora, buonasera a tutti. Non so se nel mentre vedete le slide. Innanzitutto ci tenevo a ringraziare Daniela, dottoressa Rebecchi, per essere qua con noi stasera per aiutarci un po' in questa serata, ma soprattutto ringraziare voi che siete tantissimi e questa cosa un po' ci fa tanto piacere. E anche perché questo vuol dire cioè questo è sinonimo di importanza di questo tema che andiamo a trattare stasera, che è un tema in realtà molto vasto e per questo anche molto complicato e delicato. Quindi stasera ovviamente tratteremo una minima parte di questo. E, in primo luogo, quello che ci teniamo a sottolineare sempre quando parliamo di genitorialità è di come vogliamo vedere la genitorialità a 360 gradi, perché spesso c'è questa tendenza a trattare il tema della genitorialità solo e esclusivamente per genitori che hanno dei figli molto piccoli. Poi pian piano un po' ci si dimentica dei genitori, soprattutto quando si hanno dei ragazzi grandi, così si dà meno importanza al tema della genitorialità. Mentre invece quello che cambia è solamente la visione del nostro ruolo, ma genitori si rimane anche quando si diventa nonni. Quindi ovviamente cambia il nostro ruolo perché cambiano in ogni fase di crescita e di sviluppo i bisogni dei nostri figli. E quindi noi dobbiamo un po'
trovare nuove modalità di adattamento a quelli che sono i loro bisogni. Provate a pensare alle diverse fasce d'età che possono avere i vostri figli. Mi viene in mente bimbi molto piccoli, ovviamente hanno dei bisogni molto basici. E il ruolo del genitore è proprio quello di cercare di capire quali sono i segnali del neonato per fare in modo di soddisfare questi bisogni. Provate a pensare quando cercavamo di riconoscere i diversi tipi di piante, no? Mio Dio, ma avrà fame, avrà sonno. Poi pian piano i bambini crescono, iniziano ad entrare nel mondo della scuola, della scolarità. E lì il genitore è portato a accompagnare il proprio figlio nelle scoperte. Ancora di più in questo momento, questa è una fase molto difficile. Dopo ne parleremo di come si è cambiata la scolarità in questo momento dell'emergenza e di come i genitori di fronte a questo possono trovare molte difficoltà, da una parte tecniche, ma dall'altra parte a volte anche una sensazione quasi di inefficacia di poter aiutare i nostri figli. Poi pian piano ovviamente i nostri figli crescono, entrano in quella che è la fase adolescenziale, quindi con una ricerca dell'identità, di un distacco da parte dei genitori. I genitori lì devono un po' oscillare fra il poter dare gli spazi giusti ai propri figli, ma senza perdere quelle che sono le regole da dargli. Poi quando i nostri figli diventano degli adulti e magari anche genitori, il nostro ruolo proprio cambia decisamente, no? E a volte banalmente il ruolo del genitore è proprio quello di esserci per i propri figli. E ovviamente quello che è il ruolo del genitore ci porta sempre a barcamenarci fra sfide quotidiane. Provate a pensare al di là di questo periodo, ma nella nostra quotidianità dobbiamo cercare di gestire, oltre ai nostri figli, il lavoro, la casa, cercare di mantenere una relazione di coppia che sia quantomeno stabile e sana, cercare di mantenere le proprie amicizie e poi quello che arriva sempre un po' per ultimo, il tempo per se stessi, come individui, non solo come genitori, che molte volte è la parte che ci si dimentica di più un po'. E la gestione di tutte queste cose, e sono tante veramente per una quotidianità, possono portare a quelle che sono delle conseguenze disfunzionali, come può essere una stanchezza cronica, una sensazione quasi di solitudine, di inefficacia proprio, sia come persone ma anche come genitori. Emozioni come rabbia, tristezza possono essere all'ordine del giorno. E non per ultima può essere anche a volte la malinconia per la vita passata, di quando non si era genitori. Questo è un po', in realtà, è un tema un po' tabù, nel senso che è subito collegato da un forte senso di colpa in noi genitori, perché in linea di massima il 90% dei genitori può aver pensato almeno una volta, cavolo, come però queste cose non succedevano quando non ero genitore. Immediatamente si prova quel senso di colpa che la società un po' ci dice che dobbiamo provare. In realtà sono pensieri che ci capitano. Questo non vuol dire che non vogliamo essere genitori, quindi ci teniamo molto a normalizzare un po' questo sentimento che ci può essere, soprattutto quando tutte queste sfide veramente ci portano a un esaurimento di quelle che sono le nostre risorse. A volte però ci dimentichiamo di averle queste risorse, nel senso che appunto perché siamo genitori e stiamo gestendo tutte queste cose che abbiamo visto prima, in realtà abbiamo un fortissimo senso di autoefficacia e di realizzazione personale che a volte ci dimentichiamo in realtà o facciamo fatica a notare. E a volte quello che ce ne fa accorgere è proprio il senso di soddisfazione, di orgoglio per alcune cose che facciamo noi o per molte volte per alcune cose che ci danno i nostri figli, che ci fanno rendere un po', ci fanno togliere un po' da quelle che sono solamente le sfide. E ovviamente poi quell'esperienza di amore intenso e totalizzante che di solito si narra che sia la genitorialità. Ovviamente il gestire tutte queste cose ha delle conseguenze, possono essere le conseguenze in primo luogo emotive. Spesso quando ci ritroviamo appunto un po' sovraesposti a queste sfide, il senso di frustrazione è inevitabile. Può rimanere frustrazione, può sfociare in sensazioni proprio di rabbia, di ansia, di tristezza e di forte senso di colpa.
provate a pensare a giornate andate male a lavoro, torniamo a casa e abbiamo ancora magari quella rabbia che ci portiamo dietro dalla giornata. O provate a pensare alle ansie che possiamo avere verso i nostri figli, dai più piccoli, da sapere se stanno bene, non stanno bene, dai più grandi, oh mio Dio, usciranno, dagli adolescenti, usciranno, cosa faranno? E tutte queste reazioni emotive hanno delle conseguenze anche comportamentali. Di fatto provate a pensare, se torno a casa molto arrabbiato perché il mio capo mi ha fatto una sfuriata, ovviamente non sarò proprio sereno quando arriverò a casa e rischio magari di avere degli atteggiamenti aggressivi verso la mia famiglia. O l'ansia ci può portare a una forte necessità di controllo, quindi magari evito di fare uscire i miei figli di casa, soprattutto in questo periodo, no? Ma anche precedentemente. O a volte addirittura un po' lasciarsi andare, lasciare andare il proprio ruolo genitoriale, quindi evitare un po' il proprio ruolo, lasciandolo magari al compagno o alla compagna, perché siamo troppo in una situazione di disagio emotivo nostro, personale. Questo ovviamente viene enfatizzato all'ennesima potenza oggi, in un periodo in cui siamo in emergenza. Ovviamente dobbiamo pensare che questa emergenza ha portato delle conseguenze emotive in tutti noi, al di là di essere genitori o non genitori. Ci troviamo a gestire una quotidianità nuova, complicata ma soprattutto incerta. Quindi di settimana in settimana ci dicono cosa possiamo o non possiamo fare e questo sicuramente almeno una volta ci ha destabilizzato nell'arco di questi 2 mesi. Chi più magari all'inizio, chi più verso questo periodo dopo un po' di esaurimento di risorse che possiamo avere, sicuramente ci ha portato un cambiamento emotivo con il quale, diciamo, prima o poi ci dobbiamo un po' fare i conti. È ovvio che noi genitori, in primo luogo, quello che è cambiato un po' è il tempo che passiamo con i nostri figli, perché da quando almeno le prime settimane di vita dei nostri figli, quanto tempo era che non passavamo così tanto tempo con loro, no? E questo sicuramente ci ha portato un po' a riscoprirci come genitori, ma ci ha portato anche delle grosse difficoltà, perché molti di noi devono dividersi anche fra lavoro e figli. Per 2 mesi non abbiamo avuto la possibilità di avere babysitter e nonni che potevano aiutarci in questo. E sì, alcuni di noi diciamo hanno avuto la possibilità di lavorare da casa, che è quello che possiamo chiamare smart working, ma di smart a volte a poco, perché comunque appunto magari tu sei a fare il tuo incontro ai figli di là che urlano, chiamano mamma, papà. Mi è capitato diverse volte durante questo periodo di seguire dei webinar e avere colleghi che appunto parlavano e sbucavano i propri figli a fare richieste, no? Perché questa è la realtà quotidiana di oggi, ma le colleghe sa benissimo, quando facciamo riunione ci sono i vari nostri figli che sbucano a fare richieste, però non per tutti questa è una cosa che aiuta, perché per alcuni sistemi, alcuni lavori può anche essere meno disfunzionale, altre persone non possono permetterselo. Ma soprattutto in questo periodo noi abbiamo decisamente meno spazi e tempi per noi stessi. Banalmente, quello che poteva essere un'ora di palestra prima, noi l'abbiamo dovuta totalmente eliminare. Se ci mettiamo a fare esercizi a casa, anche lì abbiamo bimbi e ragazzi che ci interrompono costantemente. Se vogliamo leggere un libro, non abbiamo più la possibilità che forse avevamo prima, banalmente, no? E questo appunto tutto in un clima di incertezza. Ora, sicuramente quello che possiamo fare per gestire queste difficoltà, sia molto attuali, legate a questa emergenza, ma in realtà anche nella vita precedente e in quella futura, è quello di trovare un po' delle strategie che possono aiutarci. Quindi andare a incrementare un po' le risorse, che diciamo non c'è un metodo universale per farlo, ma sicuramente possiamo seguire un po' delle linee guida. E quello che ci aiuta la psicoterapia cognitivo-comportamentale sicuramente è quello di
poter imparare a riconoscere, conoscere quelli che sono i nostri pensieri, le nostre emozioni, i nostri comportamenti, perché c'è un nesso fra queste cose, anche se molte volte noi facciamo un po' fatica a riconoscerlo in preda alla quotidianità, i pensieri corrono talmente veloci, le nostre emozioni possono essere o talmente forti da prenderci e un po' scaraventarci dentro alla loro forza, o dall'altra parte molte volte cerchiamo proprio di evitarle, soprattutto in questo periodo, no? Perché ci fanno un po' paura. Ma è importante riconoscere come questi pensieri, queste emozioni influiscono sui nostri comportamenti e ovviamente questo sulla nostra genitorialità, perché ogni nostro comportamento da singolo va a influire su quella che è la relazione nella nostra famiglia, con il nostro compagno e con i nostri figli. Una cosa che possiamo fare, che è quella che facciamo più fatica come genitori in assoluto, è quella di chiedere aiuto anche nel momento in cui ci sono dei problemi, perché a volte cerchiamo un po' di sopprimerli o giustificarli, negarli addirittura. E questo sicuramente magari in un primo momento ci può anche essere di aiuto, ma a lungo termine sappiamo che non può essere una strategia efficace. A volte il chiedere aiuto banalmente può passare in primo luogo anche dalle persone che abbiamo accanto, che a volte ci dimentichiamo di avere, no? Che possono essere i nostri amici, il nostro compagno, la nostra compagna, i nostri genitori. O ovviamente ad un certo punto dobbiamo anche renderci conto che ci può essere qualche figura che ci può aiutare dal punto di vista proprio psicologico-sanitario, anche se facciamo fatica un po' ad arrivarci, ma è plausibile. Infine, quello che possiamo imparare ovviamente è quello di riconoscere quale modalità genitoriale tendiamo un po' ad utilizzare con i nostri figli. Più che altro questo ci è utile per capire come può esserci funzionale o meno la relazione con loro. Ma di questo ci parla un po' nello specifico la dottoressa Poli ora. Perfetto, grazie mille Cristina. Sì. Io lascerei 2 minuti se hanno qualche domanda. È un minuto, eh. Se avete qualche domanda che volete scriverlo via chat, se no entriamo sul tema delle capacità genitoriali. Mm-hmm. Vai Caterina. Ok, allora intanto buonasera a tutti e ringrazio per la partecipazione. Prima di addentrarmi negli stili genitoriali, ci terrei a fare una premessa molto importante, cioè che i genitori perfetti non esistono e quindi quello che dobbiamo cercare di fare come genitori è quello di cercare di essere genitori sufficientemente buoni, cioè competenti e capaci. Quando parlo di capacità intendo proprio cercare di prendersi cura dei bisogni dei propri figli. I bisogni dei bambini sono tutti specifici e diversi, quindi non possiamo generalizzare, perché ogni bambino ha delle proprie caratteristiche. E quindi già innanzitutto questo prendere consapevolezza del proprio stile genitoriale aiuta poi la relazione con i propri figli. E che cos'è quindi lo stile genitoriale? Lo stile genitoriale sono tutte quelle modalità educative che noi utilizziamo nella relazione con i nostri figli. E ovviamente sono influenzate dalla nostra infanzia, quindi il modo in cui io accudisco mio figlio è influenzato dal modo in cui a mia volta sono stato influenzato durante la mia infanzia e la mia crescita. Il fatto che è più importante, insomma, rilevante è quello che tra i genitori, cioè ovviamente lo stile genitoriale materno e lo stile genitoriale paterno, non è così scontato che siano uguali e in sintonia. Quindi è un compito duro quello che vedi i genitori schierarsi nell'utilizzare uno stile che sia il più simile, il più condiviso possibile, perché il rischio è che si crei confusione nei bambini e che questo poi crei dei danni proprio anche a lungo termine. Quindi appunto lo stile genitoriale è importantissimo sia nell'incidenza che ha in modo positivo sia in modo negativo nello sviluppo del bambino.
Quindi più uno stile genitoriale è funzionale, più la crescita del mio bambino sarà funzionale. Come vedete da questo schemino che ho messo nelle slide, gli stili genitoriali si basano su due diversi livelli. Il livello di controllo, che quindi prevede tutte quelle pressioni esercitate dai genitori per far sì che il figlio si adegui alla società, quindi sia il più adeguato possibile alle richieste della società. E poi abbiamo invece un livello di supporto e sostegno, che invece comprende il nutrimento, l'affetto, la condivisione, quindi tutta quella parte più di calore che c'è tra i genitori e i figli. Dall'intersezione di questi stili emergono quattro macro stili genitoriali, dall'intersezione, scusatemi, di queste due variabili. Il primo stile è lo stile autoritario, dove troviamo alto controllo e basso supporto. Come sono i genitori con uno stile autoritario? I genitori con uno stile autoritario, appunto, sono rigidi e inflessibili, sono molto esigenti, tendono a dare molte punizioni o comunque dare rigide norme di comportamento. Quindi c'è poco affetto e nutrimento, diciamo che è un genitore che tende a prevaricare, a non avere una comunicazione a due vie e quindi a scoraggiare il dialogo. Il bambino all'interno di questo rapporto ha poco spazio per dire la sua, per esprimere il suo punto di vista, ma quindi in modo passivo si adegua alle richieste del genitore. Quali sono i rischi di questo stile autoritario? I possibili rischi, perché poi dobbiamo anche ragionare in termini che stiamo generalizzando, ovviamente non è così scontato che se io ho uno stile autoritario, per forza di cose mio figlio avrà le caratteristiche che io andrò a dirvi ora, però c'è il rischio e quindi è meglio averne consapevolezza in modo tale da poter magari migliorare e lavorare sui propri stili. E quindi come saranno i bimbi con genitori con stile autoritario? Avranno sicuramente una bassa autostima, faranno fatica nelle relazioni sociali perché tenderanno a essere un po' ritirati, un po' ansiosi e aderiranno, come dicevo prima, passivamente alle richieste anche scolastiche, anche al di fuori della famiglia. E non verranno stimolate all'indipendenza perché tenderanno a dipendere molto da quello che viene detto dai loro genitori. Come dicevo prima, faranno fatica a coltivare idee proprie e pensieri propri. È un po' lo stile che c'era al secolo scorso, quando era molto forte l'idea di famiglia normativa. Con gli anni, invece, è emerso un altro tipo di stile, che è lo stile permissivo, che è all'opposto dello stile autoritario, uno stile dove abbiamo basso controllo e alto supporto. Quindi se con lo stile autoritario trovavamo genitori che tendono a dire tanti no, qua invece abbiamo genitori che dicono tanti sì. Sono genitori molto affettuosi, genitori che sono genitori amici, tendono a dialogare tantissimo con i propri figli e a volte delegando a loro la scelta, le scelte e le decisioni da prendere. Sono genitori molto accondiscendenti, a volte usano la corruzione, cioè tendono a comprare un po' quei giocattoli i figli per far sì che siano buoni e tranquilli. E sono quindi molto molto aperti al dialogo, tendono a parlare molto e quindi questa è un po' la famiglia degli affetti che negli anni ha preso sempre più spazio e che vede anche poi la figura paterna molto sbilanciata a favore dell'affetto, della presenza e dell'accudimento. Però anche se questo stile in apparenza sembra lo stile perfetto, perché per i figli avere un genitore più amico che educatore ovviamente ha i suoi pro. Però quali sono i rischi anche a lungo termine? I rischi a lungo termine che siano poi bambini insicuri, che tendono sia a essere vivaci nell'umore, positivi nell'umore, ma che poi siano immaturi. E sono bambini che sono carenti nell'autocontrollo, perché non hanno imparato quali sono i confini. Gli è sempre tutto concesso, quindi anche poi nelle relazioni non riescono a essere assertivi, a ascoltare il punto di vista degli altri, perché loro vogliono sempre avere l'ultima parola. E quindi, ovviamente questo, crea, dei danni. È scontato che quando un genitore mette in atto uno stile permissivo, un po' il suo obiettivo
è quello di avere, di perseguire più che la crescita del proprio figlio, la felicità e l'autorealizzazione. Però ne rischia poi invece la responsabilizzazione del bambino, perché non sarà un bimbo responsabile, ma come dicevo prima, il rischio è che sarà veramente un bimbo immaturo che crescendo farà fatica proprio a adeguarsi alle richieste che la crescita gli richiede. Poi abbiamo uno stile trascurante. Lo stile trascurante prevede basso controllo e basso supporto. Sono genitori che non sono né esigenti né recettivi, sono distaccati, sono disimpegnati nella relazione, sono tutti focalizzati sulle loro attività, sono genitori che magari lavorano molto e quindi dedicano poco spazio alla famiglia e poco spazio al dialogo con il proprio figlio. E quindi qua, a differenza dello stile permissivo, troviamo poca comunicazione. Sono genitori che lasciano molto spazio ai figli, nel senso che poi, come loro sono concentrati nelle loro attività, danno poi spazio ai figli e si concentrano invece nelle loro, permettendogli di concentrarsi nelle loro attività. Ma qua quali sono i rischi? I rischi sono che poi il figlio pian piano arrivi ad avere uno scarso controllo delle emozioni, degli impulsi, che arrivi ad essere carente il suo interesse per l'ambito scolastico, perché come ben sappiamo i bambini, soprattutto i primi anni della scuola, sono motivati motivati a livello scolastico quando prendo un buon voto, torno a casa e lo dico alla mamma e al papà per avere un rinforzo e una gratificazione. Nella misura in cui torno a casa una prima volta, una seconda volta, una terza volta e trovo un genitore poco interessato ai miei risultati scolastici, pian piano perderò a mia volta l'interesse per la scuola. Ma questo non solo in termini scolastici, anche per le attività sportive. Se faccio calcio e faccio gol, torno a casa e dico papà, papà, ho fatto gol e trovo una persona magari impegnata al cellulare, mi dice sì sì bravo e poi si rifocalizza sulla sua attività, pian piano anche il calcio inizierà a non piacermi poi così tanto. E poi lo stile trascurante rischia anche di portare i bambini, i ragazzi ad avere dei comportamenti devianti e trasgressivi, perché pensano che magari con la trasgressione possano attirare l'attenzione dei propri genitori. Insomma, sono figli che le provano un po' tutte per vedere se qualcosa può accattivare o rendere comunque interessante quello che fanno agli occhi dei loro genitori. Infine abbiamo lo stile autorevole, che è uno stile con alto controllo e alto supporto. È lo stile più funzionale ed è quello che si cerca all'interno qui anche delle terapie individuali e di aiutare proprio i genitori a diventare, come proprio il genitore autorevole è più assertivo. I genitori autorevoli, esatto, sono assertivi nel senso che tendono a dialogare con i propri figli e a esprimere i loro pensieri e opinioni, ma ad ascoltare anche i pensieri e le opinioni dei figli. E quindi le decisioni che vengono prese all'interno di una famiglia autorevole sono decisioni non prese solo dal genitore o solo dal bambino, ma sono decisioni prese da tutto il nucleo familiare. E quindi è aperta la negoziazione, è aperto il confronto, e è valorizzata l'autonomia, nel senso che si insegna anche al bambino a fare errori. Io un'altra cosa che faccio spesso in terapia con i genitori dei miei bambini è proprio a volte evitare di far sì che diano l'idea ai loro figli di essere infallibili. E dico sempre, riportate anche piccoli errori, insuccessi che avete avuto durante l'infanzia, durante la vostra crescita, durante l'età adulta, perché voi siete i loro modelli di riferimento. E se diamo un modello di riferimento completamente irrealistico, illusorio, il rischio è che loro poi vadano a sbattere sempre contro la frustrazione e che quindi la loro autostima poi ne venga danneggiata. Invece questi genitori cosa fanno? Insegnano anche che cos'è l'errore, danno molta libertà al figlio di fare errori, di sbagliare, poi di riflettere su questi errori in modo tale poi da migliorarsi insieme. Le regole sono coerenti, non sono incoerenti come troviamo ad esempio nello stile permissivo, dove il genitore dice una cosa, poi la rimangia e perché ha paura di creare frustrazione nel figlio. Qua le regole sono chiare.
chiare e comunque hanno una loro rigidità, però sono regole che sono state costruite, come dicevo prima, insieme, nel rispetto dei desideri sia dei genitori sia dei bambini. Come saranno quindi i bambini con genitori autorevoli? Saranno bambini sicuramente capaci di relazionarsi con i coetanei, con le figure adulte, perché avranno imparato appunto ad essere assertivi, ad ascoltare gli altri, esprimere le loro opinioni e saranno positivi nell'umore e saranno bambini che tendono a fidarsi delle loro capacità, quindi essere, ad avere una buona autostima. E soprattutto saranno bambini autonomi e indipendenti. Questi sono, diciamo, i quattro macro stili che sono sempre stati negli anni portati avanti e descritti da tutti gli psicologi. Negli ultimi anni, però, sono andate anche a prendere piede diverse sfumature degli stili genitoriali. Quelli di cui mi premeva parlare oggi a maggior ragione per l'emergenza sanitaria che stiamo affrontando, che quindi mette a rischio un po' il ruolo genitoriale, perché come diceva prima la dottoressa Ferrari, siamo arrivati un po' ad esaurire le nostre risorse. E, sono quindi due stili che non sono patologici, quelli di cui vi parlerò ora, ma è tutto normale tendere verso questi stili ora, l'importante però è riconoscerlo e prenderne consapevolezza. I due stili sono, uno che non sono stata a metterlo nello slide perché l'accenno brevemente, è lo stile iperansioso, che sono quei genitori che sono appunto preoccupati per l'incolumità fisica del proprio figlio, che come ben potete immaginare un po' ci possiamo ritrovare ora tutti all'interno di questo stile iperansioso, visto il momento, perché siamo davanti a qualcosa di nuovo, di sconosciuto e quindi la paura del contagio è una paura che abbiamo noi adulti, ma che abbiamo anche noi adulti nei confronti dei nostri bambini. Lo stile iperprotettivo invece è uno stile che vede i genitori preoccupati per l'incolumità psicologica, non quindi fisica, ma psicologica del proprio bambino. Abbiamo quindi un ipersupporto, un alto controllo. I genitori iperprotettivi, ho voluto mettere queste due immagini molto carine, perché sfociano appunto in questi due tipi di genitori, il genitore spazzaneve e il genitore elicottero. Sono simili, adesso vi elencherò un po' le caratteristiche, direte, ma sembrano abbastanza simili, se non nel modo in cui fisicamente si pongono nei confronti di questi figli. Perché il genitore spazzaneve è un genitore che si pone davanti al bambino e spianandogli la strada e togliendo tutti quegli ostacoli che trova nel proprio percorso. Cosa succede però? Che con i genitori spazzaneve il rischio è che questi bambini non vadano mai a contatto con le frustrazioni, non vadano mai a contatto con l'insuccesso e quindi crescendo, quando diventeranno giovani adulti e si troveranno ad affrontare la prima frustrazione, non sapranno, non avranno risorse per rispondere a questa frustrazione in modo funzionale, ma il rischio che tornino dalla mamma e il papà a chiedere spiegazioni in merito a come gestire questa frustrazione. Il rischio, insomma, questi genitori spazzaneve sono anche genitori che tendono a far sì che i figli siano sempre migliori degli altri, quindi li iscrivono a tantissimi corsi, in modo tale che siano sempre un po' più avanti degli altri, che sia il corso di inglese, di musica, di danza, di yoga, cioè sono i bambini che sono iscritti a tante cose, perché con l'idea che fare tante cose al bambino poi crei degli effetti positivi nell'immagine che danno agli altri genitori. E i genitori spazzaneve sono quindi genitori che tendono a dare un messaggio implicito molto negativo ai propri figli, che è quello che faccio io, risolvo tutto io, evito che vai a contatto con la frustrazione, perché è un po' l'idea che, come si dice, se dicessero ai figli, lo faccio io perché non so se tu poi sei tanto capace di farlo, di risolvere la cosa da sole, che quindi è un messaggio molto negativo che viene dato al bambino.
Il genitore elicottero è un genitore che invece sta un po' sopra e quindi è come se avesse questo controllo dall'alto. È un genitore che tende a difendere costantemente il proprio figlio. È colpa della maestra che è troppo severa, è colpa di quell'allenatore che non ti fa mai giocare perché non capisce niente di calcio. È sempre colpa degli altri. Quindi hanno anche qua un'idea, hanno delle aspettative quasi basse nei confronti dei loro figli, perché credono che loro da soli non siano capaci di rispondere o comunque di gestire quella situazione con l'insegnante, di provare ad andare a parlare con l'allenatore e chiedergli come mai non viene messo mai in campo. E quindi è come se dicessero, appunto, come per il genitore spazzaneve, non avete le abilità per risolvere da soli le situazioni. E cosa succede allora a questi bambini? Ovviamente faticano a diventare autonomi e il rischio, in questo ci sono tantissime ricerche recenti, perché sono uno stile che sta prendendo poi piede negli ultimi anni, e il rischio che diventino ansiosi o depressi è molto alto, perché comunque avendo una bassa autostima, anche le idee che poi i loro pensieri che si fanno di loro stessi, ovviamente sono di sfiducia totale, non hanno una buona autoefficacia e credono di non essere, che tutto ciò poi che ottengono non è merito loro, ma è merito di mamma e papà. E quindi questo li porta ad essere anche molto timorosi. Sono bimbi che magari vedono gli altri amici giocare, però hanno paura poi di non riuscire a gestire quella situazione. E quindi, come potete immaginare, ha del disfunzionale anche questo stile, perché per quanto io come genitore penso di proteggere mio figlio, di fare il bene del mio bambino e quindi cerco di proteggerlo dalle difficoltà e per vederlo felice, magari io nel breve termine vedo davvero mio figlio felice, tranquillo e sereno, però poi con la crescita sarà difficile vederlo poi affrontare la realtà e il mondo futuro con delle abilità che invece, se lo aiutassimo a imparare a gestire l'errore, a gestire la frustrazione, invece probabilmente riuscirebbe a fare. Quindi queste sono un po' le sfumature, gli stili principali. E come dicevo all'inizio, è importante, non è oddio sono iperprotettivo e quindi sono un genitore patologico, assolutamente. Ognuno di noi ha uno stile cardine e poi magari qualche aspetto degli altri stili. La cosa veramente proprio importante ed è il primo passo per il miglioramento dell'essere genitore è proprio prendere consapevolezza di che stile tendiamo ad avere, e qualora sia lo stile autorevole, ben venga, perché vuol dire che siamo già genitori sufficientemente buoni. Se invece abbiamo degli aspetti un pochino più disfunzionali o che vediamo che potrebbero rischiare creare danni a noi stessi ma anche ai nostri figli, allora a quel punto magari fare un passo indietro e ragionare su come poter migliorare. Questo è un po' quello che in breve quello che sono gli stili. Sì, molto. Abbiamo delle domande estremamente interessanti. Sì. Okay. Nel senso che ve la pongo perché la prima è appunto Laura che chiede quanto lo stile, la relazione, la tipologia della relazione, chiama lo stile amoroso della coppia genitoriale, quali ripercussioni può avere sullo stile d'attaccamento madre-figlio, tra padre-figlio, tra madre-figlio e padre-figlio, e quindi con lo stile genitoriale dei propri figli. Questa è una prima domanda, non so, delle due chi vuole. L'altra domanda è estremamente interessante, sempre di Laura, ok, che a questo punto ci chiede sull'attaccamento invertito. Anche qua succede nel quale lui ha un attaccamento, cioè i genitori che sono i figli che sono i genitori dei genitori, quali sono gli sviluppi sulla vita emotiva, eccetera. Io non so chi tra voi due, poi dopo c'è un'altra che mi chiede il materiale, ma questo casomai dopo vediamo se potete dare il materiale o lasciarlo da qualche parte nel sito. Adesso Sì, adesso infatti vediamo poi, magari magari ci può. ce le dividiamo e magari io rispondo alla prima solo perché è un po' quello che dicevo anche all'inizio, che sicuramente lo stile amoroso, quindi la coppia genitoriale, ha un'influenza enorme
nella relazionarsi poi col proprio figlio. Dobbiamo ragionare proprio che noi siamo dei modelli e i figli sono delle spugne, assorbono tutto quello che vedono all'interno delle mura domestiche. Quindi se io con mio marito ho un determinato stile amoroso, tendo comunque a far vedere anche tutta quella parte di affetto e di nutrimento e di sostegno anche nella coppia, ovviamente poi questo influenzerà anche il rapporto che c'è tra papà e figlio e mamma e figlio, cioè siamo dei filtri, quello che noi diamo a vedere sia nella relazione con di coppia, sia poi nella relazione di attaccamento con i nostri figli, ovviamente ha grande influenza, cioè le caratteristiche che influenzano gli stili genitoriali proprio sono l'infanzia, quindi il modo in cui noi siamo stati accuditi, lo stile di coppia, quindi come la coppia si relaziona, poi Cristina, se tu vuoi aggiungere qualcosa, assolutamente, e poi appunto è come riusciamo a mettere insieme tutte queste cose, quindi a elaborare il mio stile di attaccamento infantile, il mio stile di coppia con la relazione con mio figlio, quindi ha una forte incidenza, una forte influenza poi nel modo in cui ci relazioniamo con i nostri figli. Sì, sicuramente questo un po' secondo me va a rispondere un po' all'ultimissima domanda che è arrivata, no? Anche, che chiede se un genitore ha consapevolezza, nel momento in cui il genitore ha consapevolezza del suo stile, ma è in conflitto con lo stile dell'altro genitore, se questo come un po' può sostenere la genitorialità condivisa. Come dice la dottoressa Poli, noi genitori abbiamo delle infanzie completamente, possiamo avere delle infanzie completamente diverse, quindi questo ci porta ad avere una modalità individuale genitoriale diversa da quella che può essere il nostro compagno o la nostra compagna. Questo non vuol dire che per forza sono in conflitto, anzi, a volte vanno proprio un po' anche una a compensare l'altra, no? Esatto, cioè mi immagino magari il genitore più rigido e il genitore magari più affettuoso. Quindi in realtà da una parte ben venga, perché se possiamo immaginare due genitori entrambi molto rigidi, forse è ancora più difficile poi poter lavorare sulla genitorialità, perché non si vedono i limiti dell'altro, mentre nel momento in cui c'è questo conflitto, ovviamente si può anche iniziare a discuterne e a venirsi incontro, sicuramente. Non so, Daniela, se volevi aggiungere qualcosa. No, no, mi veniva da riprendere quello che diceva la Poli prima, cioè, nel senso che parlava degli errori, della negoziazione, cioè il modello di comunicazione, di relazione tra i genitori è quello che i figli poi apprendono e casomai possono anche criticare in adolescenza, ma che diventa un modello di riferimento e ricordiamoci sempre la negoziazione, cioè nessuno ha la verità, non c'è la verità, No. ma c'è il rispondere ai bisogni dell'altro. Quindi io genitore che cerco di rispondere ai bisogni di mio figlio, sia che abbia uno stile di attaccamento che ne abbia un altro. L'altro interessante, Ah, sì, secondo me, sull'attaccamento invertito parlava Laura. sì, l'attaccamento. Sì, Vai. un po' cosa può succedere? Certo, normalmente se noi pensiamo, proviamo a immaginarci un bimbo, perché parliamo proprio di bimbi piccoli, che devono un po' stare ai bisogni del genitore. Ovviamente questo che conseguenza ha? Che i bisogni miei di bimbo vado un po' a nasconderli. Quindi questo sicuramente ha delle conseguenze sullo sviluppo della sua vita, sia emotiva e anche nella sua vita adulta, perché un po' è come se io mi devo occupare dell'altro, non posso occuparmi di me stesso. Un po' questo, mi sembra, Daniela, può essere la conseguenza più grossa che può esserci rispetto a questi Sì. attaccamenti invertiti. È perché rispondono, come dici tu, al genitore e non riescono, Esatto. come diceva Caterina prima, a esprimere, ad essere assertivi, a riconoscere i propri bisogni perché Perché non hanno devono. mai avuto la Infatti, il possibilità di danno. ascoltarmi anche. Esatto, il C'è danno una più grande, bellissima. secondo me. No, Aspetta, scusa. scusami, Daniela, dicevo, il danno
Il danno più grande è proprio quello che è come se i miei bisogni venissero messi in secondo piano. Allora imparo che i miei bisogni non sono importanti e che sono, vengono secondariamente ai bisogni degli altri, e quindi questo non avviene soltanto nella relazione con il proprio genitore, ma lo portano anche fuori. Ed è, infatti, cioè, se ne vedono, capita di vederli poi anche quando crescono, sono poi persone che a livello mettono in atto comportamenti poi da croce rossino, quello che poi in terapia a volte vediamo, che avendo messo da parte i loro bisogni per sostenere la famiglia, a volte questo capita anche nelle famiglie dove ci sono delle disabilità, che quindi il bambino si mette un po' in secondo piano, aiuta la mamma, cerca di evitare di essere iperresponsabilizza fin da piccolo, a volte anche senza la richiesta del genitore, proprio perché cerca di evitare di creare un peso alla famiglia. E poi cosa succede? Che porta avanti questo stile di da croce rossino, che però porta dietro un carico emotivo pesantissimo, perché non c'è appunto il riconoscimento mai dei suoi bisogni. I bisogni degli altri vengono sempre prima dei suoi. Invece appunto in terapia una delle prime cose che si fa è proprio ragionare su quali sono i bisogni proprio dell'individuo, cioè i bisogni propri. Quindi questo secondo me è una cosa molto, quello che è a livello di risonanza emotiva nel bambino. Ecco, quello che è importante, vorrei lanciare una bella spada a favore di dire che anche se queste cose succedono, cioè nel senso che nella vita può succedere che una mamma abbia un papà di fatto abbiano bisogno e cerchino un supporto per momenti, fasi della vita, cioè questo esiste, così come parlava prima la Poli rispetto ad esempio avere a casa una disabilità. Ricordiamoci, e questo forse non so se l'hanno detto entrambe, però lo volevo sottolineare, l'importante è riconoscerlo e parlare, cioè non è che da questo porta a patologia. Cioè l'importante è anche qui dire a volte al proprio figlio, riconoscere al proprio figlio, come diceva la Poli prima, forse mi sono troppo appoggiato a te, ho fatto presa su di te, adesso puoi, vai, trova i tuoi spazi, sei libero. Quindi dare comunque, aiutare a riconoscere un comportamento, che è stata una necessità, ma poi aiutarli a prendere il via, a svincolarsi ed essere, quindi come dicevamo prima, autonomi e riconoscere che il loro bisogno è quello di esplorare, di crescere. Questo è un'altra cosa che secondo me va sottolineata. Invece dovete rispondere a un'altra domanda, che anche questa secondo me è estremamente interessante, che è quella, cioè che è interessante nel senso che è conosciuta, che come fare i genitori, cioè noi, dice come fare se gli stili dei genitori e quelli dei nonni sono molto diversi. Ma per necessità il bimbo passa molto tempo dai nonni. Che sembra classica, un tema doloroso. Ma purtroppo è così, ci troviamo di fronte a questo tipo di... Questo è un tema doloroso per molti genitori, in realtà. Nel senso che secondo me è una cosa che a livello proprio generazionale è cambiata tanto, un po' quello diceva anche la dottoressa Poli prima, perché adesso io non so l'età di chi ci segue, no? Però io parlo banalmente per la mia età, i miei genitori sono in una fascia d'età in cui sono cresciuti con una genitorialità completamente diversa da quella che noi, generazione dei trentenni, adesso applichiamo ai nostri figli. Cioè, quindi loro hanno vissuto dei genitori completamente diversi. Ovvio che questo si scontra a volte con noi, con le nostre idee. A volte però può anche esserci utile, un po' per quello che dicevamo prima, un po' per equilibrare anche quello che siamo noi genitori e quello che sono i nonni, perché ricordiamoci che i nonni hanno un ruolo completamente diverso da quello che abbiamo noi genitori con i nostri figli, eh? Perché a volte magari ci si lamenta che dall'altra parte li vizino troppo, no? Però un po' anche il ruolo del nonno non può essere solamente quello delle regole, che quello tocca un po' di più al genitore, in realtà. Ovvio che questo posso capire che sia una cosa abbastanza disturbante per molti genitori, però anche lì, secondo me, può essere sempre il dialogo e l'assertività un po' la strategia migliore.
un po' quindi con i propri genitori, i propri suoceri, un po' discutere di questo, un po' far vedere quali sono i nostri obiettivi genitoriali con i nostri figli, anche perché le cose sono cambiate tanto, cioè sono a livello anche banalmente, cioè proprio a livello scientifico, negli ultimi 30 anni c'è stata un'evoluzione fortissima di alcune cose, ma anche, io penso proprio anche ad alcune cose proprio mediche anche, no? Come si affrontavano alcune cose in passato, come si affrontano adesso. Il miele 30 anni fa veniva dato, 20 anni fa è stato scoperto che è la cosa più pericolosa per i neonati, no? Banalmente, però molte volte i nostri genitori, quindi i nonni, non sanno queste cose, dobbiamo un po' anche discuterne con loro. Esatto, Cristina, aggiungo che appunto come dicevi tu, sicuramente dialogare e cercare di trovare accordo appunto, insomma nella misura in cui vediamo comportamenti, cioè che nostro figlio torna a casa con comportamenti completamente disfunzionali o scopriamo cose che ci danno da fare, ovviamente parlarne è sempre la strategia migliore. È ovvio che poi, come dicevi tu, il ruolo genitoriale è ben diverso dal ruolo dei nonni. Il ruolo dei nonni diventa non più quello delle norme, delle regole che hanno avuto al loro tempo, ma diventa un po' il ruolo quello affettuoso. E quindi può capitare, ma è normale che magari io dico a mio figlio, no, non puoi mangiare la cioccolata, va a casa dei nonni, torna a casa con la bocca sporca di cioccolato, ma fa anche parte poi della crescita dei bambini, anche a volte scontrarsi tra questi due stili genitoriali, perché ovviamente le generazioni sono diverse, come dicevo prima, al tempo c'era più lo stile normativo, poi adesso magari siamo più sullo stile affettivo e lo stile cioè la famiglia degli affetti, come dicevo prima. Quindi anche lì, da parte del nonno che ha visto queste rivoluzioni, ha anche bisogno ora di avere uno stile diverso da quello che ha visto a sua volta sulla sua pelle, che ha vissuto sulla sua pelle o che ha avuto nei confronti del proprio figlio, e adesso invece lui può essere il nonno degli affetti, e quindi a volte lo sgarro alimentare, a volte le 2 ore di TV non stop, cioè, però sono cose che possiamo concedere nella misura in cui comunque rimaniamo il modello di riferimento dei nostri figli. Loro lo sanno benissimo che l'ultima parola la dice la mamma o la dice il papà, e il nonno è più un mio alleato amico in queste dinamiche. Altre 2 domande. Uno, sì, che direi che è tutta che tua, Poli, è il confine tra stile fortemente autoritario ed abuso di mezzi di correzione, cioè quanto è... Dall'altra, dopo parla di appunto genitori separati, e qui è un altro problema legato al momento in cui il figlio... il problema dei nonni, come gestire il poter andare a vedere i vari nonni quando i genitori sono separati, e questo è un esempio. Okay. Sì. Beh, come dicevo prima, lo stile autoritario tende all'utilizzo di punizioni per far sì proprio che il proprio figlio si adegui alle aspettative. Il genitore ha alte aspettative nei confronti del bambino e quindi cerca di modificare e correggere i comportamenti del proprio figlio affinché trasformi, comunque prenda la forma di quelle che sono le sue aspettative. Quindi il confine è molto labile, perché tendo a far prevaricare quella parte un po', come dice poi la parola stessa, autoritaria, per ottenere degli obiettivi che sono un po' tutti del genitore, cioè il fatto che appunto ci sono tanti devo all'interno dello stile autoritario, devi fare quello, non devi fare quello, e questo lo si fa in virtù del fatto che noi abbiamo un'idea nella nostra mente di quello che vorremmo che nostro figlio fosse. Quindi io voglio che mio figlio vada a letto alle 8, che mio figlio non mangi cioccolata, che mio figlio non sia attaccato al cellulare, e quindi di conseguenza gli do tante regole affinché lui corregga quei comportamenti disfunzionali e metta in atto comportamenti molto funzionali. Quindi il confine è sottilissimo. Sì, un po' invece rispetto all'ultima domanda, poi dopo magari ci inoltriamo verso l'ultima parte della presentazione.
Ovvio, questo secondo me è un tema molto grande, nel senso che quando si parla poi di separazione diventa tutto quello che abbiamo detto finora si complica ulteriormente, perlomeno nella maggior parte dei casi in cui siamo a contatto. Quindi secondo me lì ancora di più un po' l'importanza della comunicazione, ma non solo fra i genitori, perché comunque è vero che non si è più coppia, ma ricordiamoci che la coppia genitoriale continua ad esistere. Quindi questa, secondo me, è la prima consapevolezza che i genitori separati devono prendere, perché è vero che la coppia amorosa non esiste più, ma la coppia genitoriale rimane per sempre. Quindi questa è una cosa che deve essere detta fra i genitori, ma deve essere detta anche ai propri figli e allo stesso modo coi nonni. Quindi questo è, secondo me, la parte importante. Poi, secondo me, si può aprire un tema molto ampio rispetto a questo. Ok, un po' allora, quello che ci tenevamo un po' anche a dirvi stasera è un po' anche come possiamo aiutarvi noi rispetto a tutti questi temi, no? Anche queste belle domande che, interessanti che avete fatto. Come diceva la dottoressa Rebecchi, noi nel nostro centro siamo in tanti e siamo tutti psicoterapeuti di orientamento cognitivo-comportamentale, specializzati in diverse fasce d'età, in diversi disturbi, diverse tecniche. E io e la collega, appunto la dottoressa Poli, abbiamo deciso nell'ultimo anno un po' di orientarci anche rispetto a quello che è il tema della genitorialità. In generale, quindi noi non dobbiamo vedere la figura dello psicologo, del terapeuta, esclusivamente come una figura che si occupa di disturbi e di disagio, ma anche quella che è la promozione del benessere e la crescita degli individui. Quindi, perché quella è un po' la parte che ci spaventa sempre di più del chiedere aiuto, no? Perché vuol dire, appunto, come diceva la dottoressa, allora sono sbagliato il punto, oppure sono malato. No, noi ci occupiamo anche della promozione del benessere, affiancandoci in quelli che sono tutti i momenti di vita. Per quanto riguarda la genitorialità, ci occupiamo di queste tre macro aree: la coppia genitoriale, il genitore singolo e i vostri figli. Per quanto riguarda il lavoro sulla coppia genitoriale, partiamo anche dalla pregenitorialità, quindi con coppie che magari hanno difficoltà di concepimento, difficoltà nella gestione della gravidanza o successivamente problemi di gestione quando ci sono delle diagnosi magari dei nostri figli, parliamo magari di autismo, DSA, disturbi psichiatrici, che in generale queste diagnosi possono portare a forte destabilizzazione familiare. E quindi lì veniamo un po' in aiuto, ma veniamo in aiuto anche nel momento in cui ci sono difficoltà di cooperazione genitoriale quotidiana, un po' quello che nelle domande che uscivano un po' prima, quando ci sono degli stili diversi, quindi cerchiamo un po' di trovare l'equilibrio in terapia, come anche lavoriamo sulle difficoltà nella gestione dei cambiamenti, può essere l'adolescenza o quando coppie genitoriali si ritrovano a non avere più figli in casa perché sono tutti usciti all'università o al lavoro o si sono sposati. Allo stesso modo lavoriamo anche col genitore singolo, quindi i problemi, diciamo, possono essere gli stessi, ma lavoriamo sull'individualità. Ad esempio, in gravidanza o anche pre-gravidanza possiamo lavorare sulla madre o sul padre, siccome sono i diversi ruoli, di come uno possa un papà si possa sentire più impotente o una mamma può sentirsi più impaurita rispetto a quello che può essere il parto. Lavoriamo anche sulla depressione post-parto. Qua ci tengo, ci sottolineo come questo è una diagnosi che può avvenire anche nel papà. Perché a volte quando si parla di genitorialità e soprattutto di depressione post-parto ci dimentichiamo un po' dei papà, perché c'è sempre un po' il tema della mamma, esiste solo la mamma è quella importante. Il papà, proprio per queste a volte mentalità che si ha, possono provare del forte senso di impotenza e di incapacità. Anche le madri, certamente, ma a volte il padre rischia di essere messo un po' da parte. E come diceva la dottoressa Poli prima, è importante lavorare sul genitore individuale, su come i suoi pezzi di vita, i nostri pezzi di vita possono influenzare il nostro essere genitore. Ovviamente ci occupiamo anche dei vostri figli, quindi con percorsi individuali, magari legati a disturbi specifici o a ansie, paure o l'ingresso dell'età adulta. Quindi queste sono un po' le tre modalità in cui lavoriamo.
Ma l'ultima, che adesso di cui vi parlerà la dottoressa Poli, è un po' quella che volevamo un po' presentarvi stasera, perché è un progetto in cui stiamo lavorando da mesi, doveva partire appunto 2 mesi fa, ma poi è arrivata appunto la pandemia che ha deciso di non farci partire, ma noi non ci siamo arrese, abbiamo deciso anzi di rivalutare, di rivedere il nostro progetto e di proporvelo in modalità online, perché pensiamo che ancora di più oggi può esservi utile, perché per tutti un po' i motivi che abbiamo visto prima di questa emergenza, che cosa ci sta portando. Volevo un attimo solo, forse dobbiamo dare la comunicazione perché vedo che qualcuno sta uscendo, anche se stiamo finendo la presentazione, che se qualcuno vuole le slide o un'altra sta dicendo vorrei rivedere la diapositiva delle sfide, che in effetti è il punto centrale, no? La sfida come essere, imparare ad essere genitori e essere i migliori genitori come possiamo permetterci di esserlo. Potete scrivere a Modena Studi Cognitivi. No, Daniela, se no lasciamo il contatto che c'è il nostro. Che ok, alla fine c'è il contatto, voi chiamate e dopo le mando anche in chat. Ecco, lasciate in chat così vi danno quello che voi, se volete chiedere delle cose o dalle slide o rivedere alcune cose, la dottoressa Ferrari e Poli sono disponibili. Sì. Caterina, a te l'ultima parte. Siamo quasi verso la fine, poi vi lasciamo andare. Esatto. Quindi la grande novità di cui parlava Cristina è appunto il gruppo terapeutico. Partiranno verso fine maggio questi gruppi per i genitori, che sono basati sulla REP, che è la terapia comportamentale razionale emotiva, che è un protocollo che nel lavoro individuale io e Cristina utilizziamo molto ed è un protocollo di provata efficacia e che ha diversi obiettivi. Gli obiettivi di questi gruppi saranno sostanzialmente quello di aiutare i genitori a comprendere meglio il comportamento del proprio bambino e correggere quello che un po' abbiamo visto anche adesso, le convinzioni erronee in fatto di pratiche educative e di stili genitoriali. E incrementare anche pensieri, andare a correggere appunto pensieri disfunzionali con invece pensieri che sono razionali più funzionali. E inoltre quelli un po' di insegnare ai genitori delle abilità di problem solving per gestire tutte quelle situazioni conflittuali che emergono nella relazione con i propri figli. E questi sono un po' i macro obiettivi. Il gruppo avrà proprio, cioè col fatto che c'è un dialogo tra diversi genitori, sarà molto colloquiale, nel senso che comunque si partirà proprio da dinamiche relazionali che porteranno i genitori e da lì poi si farà un lavoro che ha questi obiettivi di cui ho parlato adesso. Sì, il gruppo... Com'è strutturato, se ne parla? Sarà articolato in 6 incontri a cadenza settimanale. Partiremo verso fine maggio, sono 6 incontri da circa 60 minuti ciascuno. Ovviamente verranno svolti con la modalità meeting online, quindi questo ci dà la possibilità di anche ampliare un po' il nostro spazio di lavoro, nel senso che ovviamente noi lavoriamo normalmente sulla provincia di Modena, ma abbiamo aperto l'invito un po' in generale, perché effettivamente questa è un po' la fortuna, tra virgolette, che ci ha portato questa modalità, quindi aprirci anche ad altre poste, ad altre regioni. Per iscriversi al gruppo si fa entro il 20 maggio tramite mail o telefono. Questi sono i contatti, che sono gli stessi che ho messo anche in chat. Quindi basta che scriviate un'email o ci chiamiate e noi vi diamo tutte, anche solo per un'informazione, noi siamo disponibili. O appunto per le slide, per chi volesse le slide, per qualsiasi cosa, questi sono i nostri contatti e rimaniamo disponibili. E quindi speriamo un po' di far partire questo gruppo, cercheremo un po' di anche assecondare le vostre richieste, per quanto sia possibile, nel senso che ci rendiamo conto, quello che dicevamo prima, che dobbiamo dividerci fra lavoro e figli, e quindi anche gli orari rispetto a 3 mesi fa sono completamente cambiati. Quindi proviamo, nel momento in cui abbiamo i numeri per partire, a cercare anche di venirci incontro. Ok, io non so se Daniela...
domanda, anche qualche altro interesse o domanda, dato che abbiamo... Sì. Sul sito troviamo questo progetto genitori. Allora, sul sito lo faremo mettere da in questi giorni, se riusciamo, perché appunto aspettavamo questa serata per poter promuovere. Sicuramente sul sito trovate, adesso non riesco, vedo se riesco a condividervi adesso il link, trovate il nostro volantino dei gruppi che sono, non solo dei nostri gruppi, ma dei gruppi che sono attivi presso studi cognitivi durante questo periodo di emergenza. Perché abbiamo fatto un po' un lavoro unico di promozione. Poi se volete, c'è anche il discorso che avevate deciso che un genitore, se si presenta alla coppia, il costo è ridotto. Certo, certamente, sì. Per venire incontro appunto alle difficoltà di cui parlavamo prima. Quindi un genitore singolo avrà un costo, la coppia genitoriale non sarà il doppio, ma sarà meno, sicuramente. Comunque sul sito di studicognitivi.it trovate tutte le informazioni riguardo a tutti i gruppi attivi. Se non vi bastano le informazioni, volete avere informazioni più specifiche, scrivete appunto ai contatti che abbiamo lasciato in chat e cercheremo di rispondervi. Ok, se non c'è nessun'altra domanda, ringraziamo tutti i partecipanti e auguriamo a tutti buona cena. Grazie mille per essere stati con noi.